Il Photo Contest è una gara di fotografia nata così fra amici, diciamo. Io storicamente mi interesso di fotografia, sono un fotografo e ho partecipato a campionati italiani, ho partecipato a gare, ho partecipato a tante cose e di lì è nata questa cosa. Cioè, parlando con gli amici abbiamo detto perché non creare un nostro concorso fotografico. La fotografia sta vivendo non solo in Italia ma in Europa e nel mondo un momento di gloria, di grande gloria, anche se il video effettivamente è un grande rivale, però la fotografia adesso poi con l'avvento del digitale è diventato, chi fa immersioni vede che 7 su 10, 6 su 10, 7 su 10 subacquei, uomini o donne che siano, perlomeno hanno una compattina in mano e tentano di fotografare. Tant'è che il nostro concorso è proprio diviso in due sezioni, uno mirato ai, tra virgolette, più evoluti, proprietari di reflex, scafandrate o quantomeno, gli altri sono quelli delle compatte, non vogliamo dire serie A o serie B, sono due categorie, come correre con due biciclette in due categorie diverse, tanto per fare un esempio sportivo. E il concorso, nato così per caso, è andato via via crescendo, tant'è che i nomi che partecipano al nostro concorso sono nomi di altissima eccellenza internazionale. Sei dei nomi che questa sera saranno premiati compaiono anche nell'ultimo concorso internazionale di grandissimo prestigio, che è quello del Marmara Festival. Per dirti, noi lo organizziamo in proprio, il Marmara Festival, c'è dietro la federazione e il governo turco. Quindi, però sei dei nostri nomi scompaiono anche in quel concorso, quindi noi l'abbiamo diviso per sezioni, l'abbiamo diviso quindi le divisioni classiche, foto panoramiche, foto in macro e ravvicinata per gli addetti ai lavori, e anche per chi non fotografa sott'acqua c'è una sezione dedicata all'uomo e l'acqua nel suo, diciamo, nella più ampia interpretazione della parola, cioè basta che ci sia un'interazione uomo-acqua, quindi abbiamo, e quest'anno abbiamo superato le 500 immagini a concorso. Poi per la prima volta quest'anno avevamo messo a concorso gli slideshow subacquei e avevamo messo un parametro di 3 minuti più o meno il 10%. Ecco, siccome sono slideshow creati espressamente per il nostro concorso, perché non esiste un'altra cosa di questo genere, averne avuti 12, fra cui dei partecipanti che hanno vinto ad Antibes, per noi è sembrato un grosso, grandissimo successo, anche perché sono tutti di altissimo valore. Da quest'anno parte il Paguro Trophy. Cos'è il Paguro Trophy? È una gara aperta, a tema libero, dove non ci sarà una giuria canonica, dove alla fine le immagini divise per categoria, ma avranno un metro di giudizio che coinvolgerà direttamente i biologi marini, l'università sicuramente e tutti quelli che si interessano di biodiversità, perché verrà fatta sicuramente online, quindi troveremo personaggi di anno in anno che online daranno questo giudizio. Come funziona? Non c'è un regolamento rigido, è già online, si può trovare sul nostro sito, quindi lo trovate, l'abbiamo chiamata Paguro Trophy Divers for Africa, a cadenza annuale, quest'anno essendo il primo anno, parte da oggi, si chiude il 31-12 e, viste le immagini, all'Eudi di quest'altr'anno ci saranno le premiazioni. Possono partecipare tutti, indipendentemente dall'associazione, dal tipo di attrezzatura, non cambia nulla. Tema è libero, quindi le foto più belle e soprattutto le foto di interesse biologico forte avranno un giudizio, perché ci sono dei parametri che andranno questo. I collaboratori diretti chiaramente saranno gli amici dell'associazione Paguro, perché l'unico paletto vero è che le immagini siano state fatte al Paguro. Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché chiediamo i dati EXIF dell'immagine, che devono corrispondere a una data e a un orario di quelli dati in concessione dalla sezione Paguro, quindi non, per evitare i furbetti di quartiere, ecco. Quello è l'unico paletto, per il resto è libera interpretazione di chi va a trovare il relitto, va a fare immersioni.